Ciao ragazzi, intro flash, poi vi lascio all'intervista, prima l'una, poi l'altra. Mi sono intrufolato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e ieri sera c'era questo evento molto molto importante, molto bello, dove c'erano tre grandi stelle del moto mondiale, Marco Lucchinelli, Loris Capirossi e Giacomo Agostini. E adesso ci sarà quindi la doppia intervista, farò un video dedicato all'intervista di Marco Lucchinelli e un altro video dedicato all'intervista di Loris Capirossi. Purtroppo durante la serata c'è stato un po' di ritardo, non sono riuscito a intervistare Giacomo Agostini, ma sono già d'accordo con il 15 volte campione del mondo di ripescarlo prossimamente. Quindi arriverà anche Giacomo, magari con un'intervista un po' più lunga, non face to face, non di persona, da remoto, ma ecco, ci prenderemo il solito tempo magari che è un po' più lungo, con un po' più di calma, mentre in questo evento c'erano tempi molto serrati, quindi le interviste che vedrete saranno molto veloci. Spero però che apprezzerete il fatto che siano molto, molto schiette, molto sincere, domande anche un po' non usuali e un po' divertenti. Quindi vi lascio le interviste, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mettete like, commenti, condividete con gli amici appassionati del motomondiale, è il miglior modo per farmi capire che è la strada giusta quella che sto prendendo con tutti questi contenuti. E ovviamente dal primo Gran Premio di Portimão torneranno anche le live dopo il Gran Premio, ovviamente. Mai la domenica sera, non ci riesco mai, quindi dal lunedì dopo ogni giorno sarà buono per fare la live. Ovviamente verrete avvisati sia su YouTube che su Instagram e su Facebook quando verrà fatta la live, la diretta di TalkGP per parlare del Gran Premio. Mi raccomando, seguite le interviste, ditemi cosa ne pensate nei commenti e ciao, alla prossima! Eccoci, nuovo format, tre domande con. Oggi abbiamo un campione del mondo 1981, Marco Lucchinelli. Ciao Marco, bisogna stringere, solo tre domande oggi. Tre domande però ficcanti. Allora, novità 2023, le sprint race, lo sai, lo sanno tutti, ma io voglio una curiosità: come sarebbe Marco Lucchinelli nelle garette corte? Beh, non te lo so dire, noi le facevamo. La gara di Superbike, quando ho iniziato io, è stato il primo a vincere una manche, erano due manche. Non mi piacevano già allora, come non mi piacevano le due manche della 200 miglia, però quando il regolamento è quello, sei costretto a farle. Tu cosa avresti fatto, cosa avresti cambiato invece di introdurre una garetta? Ma sicuramente non avrei fatto introdurre una garetta, poi il resto non te lo so dire perché non sono io lì a fare il regolamento, però non è mettendo una gara in più che rende interessante e che porti più punti. Secondo il mio punto di vista vorrei che lo smentissero, però sarà difficile. Allora, hai incarnato il pilota romantico, il pilota rock and roll, oggi non esiste in questo tipo di pilota. Chi è che in qualche modo, in una piccola percentuale, vedi un po' questo romanticismo tra i piloti che ci sono oggi in MotoGP? Neanche lontanamente. No, io non lo so, faccio fatica. Anche perché oggi siamo vicini a tecnologia elettronica. Cosa manca DRS e pit stop? Ormai diventiamo la Formula 1. La Formula 1, purtroppo, quello che ci ha fregato noi è che vogliamo seguire quel lavoro lì, della Formula 1. Secondo me, io poi ho delle idee, ma ti ripeto, ognuno esprime la sua. Io sarei da investire più sulla MotoGP con delle cose tipo la domenica, sono troppe tutte le categorie. Non è che gli altri valgano meno della MotoGP, però sono troppi. Se investissi di più sulla MotoGP con dei bei servizi da studio, e non esagerate tutto il giorno perché la gente vuole anche andare al mare. Certo.
E Magnani ha vinto il titolo, Bassanini è in Ducati ufficiale, adesso arrivano Bezzecchi e Marini che hanno voglia di farsi vedere, ma italiani in lontananza giovani non se ne vedono, cosa pensi? È finita la generazione che seguiva Valentino? Eh no, anche perché poi i giovani se andassero tutti forti. Le moto, chiediti perché vanno tutti forti. Certo. L'ultima cosa, è l'ultima volta che ti sei emozionato, Marco Lucchinelli, qual è? Pensa, se ti dovessi dire che mi ha fatto un effetto incredibile girare con la moto Guzzi al Mugello, perché era una vita che non facevo una gara, un conto è provare, e mi sono divertito, mi ha fatto l'effetto di quando correvo un po' di paura, e mi è piaciuto tanto, ti dico, però non ne faccio più. Ogni tanto ti svegli e ti manca quella sensazione? Sì, è una bella, è una cosa che ti dà la carica, una paura ma libidinosa proprio. Grazie mille Marco Lucchinelli. Grazie.